Allora, bentornati, ultimo incontro della terza giornata di Cinecampus Atelier ed è l'incontro più tecnico in assoluto, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, chiudiamo insomma sempre con qualcosa che è legato ai nostri partner. Sapete che Cinecampus Atelier è organizzato ovviamente dalla Roma Lazio Film Commission, ma insieme a Tutto Digitale e poi a Canon, quindi ci divertiremo adesso a capire un po' dove andrà il video. E la cinematografia del futuro, faremo così, insomma, un po' di ipotesi, ma naturalmente, come si usa in questo caso, è anche giusto vedere cosa è successo in questi ultimi anni, cosa la tecnica ci ha portato dall'inizio dei tempi. Lo faremo rapidamente, però è una cosa, insomma, bella e divertente. E abbiamo preparato con Stefano Belli, a cui giustamente per cui chiedo un applauso, perché siamo tutti. Ci mettiamo un po' più qua per avere più libertà di visione e così, insomma, diciamo che una cosa che è venuta fuori, mettimi tutto a grande schermo, una cosa che è venuta fuori, vedi, abbiamo deciso di aprire col Chuck, una cosa che è venuta fuori parlando, insomma, in questi giorni era che in fondo il cinema, che negli ultimi tempi dal punto di vista, cioè il digitale ha fatto dei passi avanti da gigante, in realtà per tanto tempo È rimasto fedele a se si è stesso. fatto sempre più o meno. Innanzitutto scusate, buonasera, benvenuti. Questo è uno di quegli interventi che noi chiamiamo nostri, perché sostanzialmente ci divertiamo a farlo, perché per prepararlo perdiamo qualche ora a cercare nell'archivio delle foto che ci incuriosiscano per qualche motivo e che siano comunque significative di quello che andiamo a dire. Quindi, giustamente parlando di cinema, ci sembrava importante mettere come sigla iniziale un Chuck che, per quanto sia anche in tempi di Chuck elettronico, se non su iPhone o Time code, altro, sincronizzazione, varie esatto, cose, nella rimane realtà. comunque un pochino la metafora, se vogliamo, del cinema. Quindi, facendo ovviamente una storia di più di 120 anni, 130, dal 95 del Sì. 1800, quanti anni sono passati, non lo so, comunque. Troppi. È ricca di vari eventi, ma bisogna pure considerare che finché è arrivato il digitale, sostanzialmente le cose sono rimaste più o meno le stesse. A cominciare dalla primissima foto che vi facciamo vedere, alla quale sono affezionato perché rappresenta il cinematografo originale dei Lumière, quale potete trovare se andate in visita al Museo delle Arti e Mestieri di Parigi, che tra l'altro espone molte altre apparecchiature interessanti. Andando avanti, abbiamo fatto un salto già di qualche decennio. Tra parentesi, il cinematografo Lumière era, come si usava ai tempi, un apparecchio di ripresa e proiezione al tempo stesso, mentre voi sapete che a un certo punto le due fasi si sono distinte. Una macchina importante nella storia è stata questa, perché è stata prima a garantire la visione reflex durante le riprese e per molti anni, diciamo, ha dominato il mercato. Andiamo ancora un pochino avanti. Ovviamente, ci riferiamo all'incontro fatto l'altro In cui si giorno parlava di Moviola. di cui si parlava di moviola, magari tanti giovani non l'hanno mai vista. Questa è una moviola professionale che fa pure quasi un po' tenerezza, no? Nella sua mole un po' sgraziata, eccetera. Queste sono tutte foto tue che hai Sì, questa realizzato. l'ho fatta io in vari posti. Questa qui non è difficile fotografarla, non bisogna andare fino a Parigi, basta andare a Cinecittà, nella galleria dove c'è l'AIC, cioè l'Associazione Italiana Degli Autori della autori della che cinematografia. oggi abbiamo scoperto ha cambiato sottotitolo, giusto? È Perché ora vero. si chiama, cioè, non, Vabbè, insomma, scusate, sì. ma ce l'ha detto oggi Nannuzzi, quindi Nannuzzi non tende abbiamo a. fatto in tempo a metabolizzare il Sì. cambiamento. Come sia, fa capire il tipo anche di impegno rispetto a quale può essere oggi in qualunque sistema, diciamo, di montaggio su computer, anche portatile magari. Andiamo avanti. Ora, qui abbiamo sintetizzato un momento di passaggio fra le due epoche con una macchina che potremmo definire entry level del professionale e la vecchia pellicola a fianco. Quando fu fatta questa foto, non da me naturalmente in questo caso, si cominciava a parlare seriamente del fatto che anche nel cinema la pellicola sarebbe stata soppiantata dal mondo tutto digitale, diciamo Diciamo che il così. digitale nell'ambito consumer è arrivato un po' prima rispetto che al Sì, cinema. quantomeno a livello di numeri sì, perché la sperimentazione c'è sempre stata anche, però
Però qui c'erano prodotti in standard, vendita facile, no? Mentre nel cinema, e tu ricorderai appunto, come abbiamo citato anche abbiamo oggi, detto prima, sì, i tanti martedì, cosiddetti martedì di Cinecittà, che c'erano forse negli anni 90, 2000. Fra il 2000, 2002, 2003. Più recenti, sì. Dove le varie aziende portavano le loro macchine e i vari direttori della fotografia del tempo dicevano polemizzavano su queste nuove macchine. Beh, ah, non è buona la pelle. Lì fu presentata, vabbè, andiamo avanti. Lì fu presentata, ad esempio, no, allora, questo non so perché, comunque questo era per dire la necessità di storage, ma mi sembra comunque che abbiamo sbagliato numero. Vabbè, vai avanti, la riprendiamo dopo. No, diciamo che il passaggio dalla pellicola al digitale ha comportato dei cambiamenti, a cominciare dal fatto che dalle bobine, le cosiddette pizze, siamo passati ai sistemi di memorizzazione su hard disk che abbiamo visto prima, al fatto che poi questi sistemi integrati ad altra strumentazione facciano parte della dotazione di una, per esempio, di una nuova professione, che è quella di IT, di cui l'altro ieri abbiamo quando visto. Quando l'altro ieri parlavamo esempio, no? Del carrello del DIT, lo dicevo. Esatto, questa anzi è abbastanza semplice, in genere sono ancora più grandi, con una specie di tendina per rimanere al buio. Vai, Francesco. E simili. Ovviamente, oltre a quella, è nata un'altra professione. Questo che a prima vista può sembrare un sistema di montaggio, nella realtà è un sistema di color correction complesso e completo come quello. Esattamente questo è quello che possiede. Che possiede il Colorist. Ludovico Bettarello, che abbiamo invitato l'altra volta e che consente di fare praticamente di tutto. Vai. Allora, cambia la tecnica. Questa foto forse può darsi che ve l'abbia fatta già vedere l'anno scorso, perché ci sono particolarmente affezionato, perché secondo me comunque è significativa di una cosa. Se da una parte è vero che la storia del cinema è legata allo sviluppo degli strumenti e viceversa, perché poi alla fine, come è stato detto anche nei precedenti incontri, se c'è un'idea, se c'è una mano dietro, si vede anche se è fatta, diciamo, col telefonino, no? È pure vero che poi l'ingegno umano è quello che aiuta tante volte a superare delle situazioni di difficoltà di vario tipo. Per esempio, qua vediamo un'immagine del film Turner, dedicato al famoso pittore, in cui non si è badato a spese, come vedete, di attrezzature, attori, sceneggiatori, tutto, cioè, insomma, e dove poi alla fine la cosa risolutiva è un pannello di polistirolo che indirizza la luce, come a dire, va bene pure la cosa più sofisticata, ma serve pure poi una manualità. Quello di cui un po' parlava Annuzzi oggi, sì, no? Si può un'artigianalità, una capacità di adattarsi alle situazioni, anche magari con un pezzo di polistirolo che non costa nulla. E allo stesso tempo vale anche ricordare che in effetti poi non solo lo strumento è importante, però in effetti è importante poi come si illumina. Certo. E che effetto si vuole ottenere, perché e quello è tutto un mondo appunto che abbiamo già. Questa è una foto, Stefano, abbastanza epocale, sì, per certi anche versi. Anche questo, no? Sono affezionato, perché fa vedere la parte posteriore con l'interruttore, che permette per la prima volta su una macchina reflex di selezionare fra foto e ripresa video. Quindi circa 10 anni fa, voi sapete, c'è stata una piccola rivoluzione che ha portato ad un nuovo modo di concepire la ripresa, che è quello dell'uso della macchina reflex. Avanti. Vai. Macchina reflex che, diciamo, sostanzialmente è stata portata obiettivamente avanti da Canon, seppure la primissima fu Nikon, ma si può declinare in varie situazioni, perché qui per esempio vediamo una, chiamiamola, implementazione minima con piccole cose legate soprattutto all'audio, che la rendono comunque molto compatta e maneggevole rispetto ad una macchina da presa tradizionale, per esempio. Vai. Avanti. E questo consente, qui abbiamo una foto dei Manetti Bros, che adesso, qui qualche anno fa già usavano le reflex Canon per fare delle cose, diciamo, obiettivamente difficilmente realizzabili se non con una macchina compatta. Comunque, con le stesse macchine si possono realizzare dei film veri e propri, come dimostra questa implementazione un pochino più sofisticata con varie cose, che è stata utilizzata dal regista Eugenio Cappuccio per fare il film che avremo domani ospite, che avremo domani come ospite,
che è stato il primo film girato, come si chiamava? Se sei così ti dico sì. Beh, l'età, Emilio scusate. Solfrizzi, che è uscito regolamento al cinema, sì, è stato girato con Belen, Solfrizzi, certo. Che qui sono accessoriate con delle ottiche Cook S4, sì, che sono considerate quasi il top, diciamo, nel quindi mondo questo della... è stato un esperimento. Lupo adesso ci dirà domani, non anticipiamo cosa ci dirà. Vabbè, certamente. Anticipiamo. Parleremo del, diciamo, di questa esperienza e anche dell'ultimo che ha fatto. Comunque questo è stato in assoluto il primo film italiano, già c'erano stati altri esempi nel mondo. E questa è proprio una foto di scena. Del... Sì, vedete la situazione pratica. Avanti. Vai. A un certo punto, quindi si è cominciato a porre la scelta reflex o videocamera, posto che in teoria tutto è buono per fare un film, perché come diceva qualcuno, quello che conta appunto è la mano, quello che conta... Ci sono tanti modi di girare un film, ma uno solo per fare cinema, no? In qualche maniera. Allora, qui abbiamo scelto questa foto che da una parte fa vedere una videocamera che in qualche modo ha aperto un nuovo mondo per quello che riguarda l'azienda della Canon, appunto della serie EOS C, perché ha una compattezza che in qualche modo l'avvicina a quella delle reflex, ma rimane una videocamera. Con il vantaggio che per il tipo di attacco può utilizzare sia ottiche cinematografiche che ottiche fotografiche, quindi per esempio chi già ha la reflex e le sue ottiche può utilizzarle con questo tipo di macchina. Andiamo avanti. Vai. Qui per tornare al discorso, questa è un'altra foto che mi sembra sempre molto divertente, tratta dal regista Lars Armstrong, dal film... Sempre io non ho più memoria. Non me lo ricordo. Amore, Carrie. Amore, Cucina e Carrie. Amore, Cucina e Carrie. In cui si vede da una parte la truppa che fa le sue riprese o le sue prove, per meglio dire, e dall'altra il regista che, per non saper né leggere né scrivere, si documenta quello che poi succederà. Andiamo avanti. A proposito di questo, vogliamo anche dire che se è vero che... Cioè, ci sembra giusto fare questo inciso, se è vero che... si può fare anche un film con telefonino, anche in economia, anche senza budget, anche per ottenere certi risultati non è possibile pensare di non usare qualcosa di grandioso. Qui vedete, questa è proprio la strada su cui si svolge praticamente tutto il film che abbiamo citato, Amore, Cucina e Carrie, che è illuminata in una maniera pazzesca, con fuochi d'artificio e altro, se vedete il film... Tutto questo viene tutto fuori. Questo si vede, insomma, sembra proprio... qui un'altra immagine dello stesso set, vedete da voi che tipo di complicazione, anche solo per vedere i pannelli quanto sono grandi. Questo è stato ricostruito, se non sbaglio, in Francia, su una strada che aveva queste due case una di fronte all'altra. Andiamo. Vai. Naturalmente sviluppo del digitale ha significato sviluppo dei sensori, sempre più grandi, sempre più risoluti, sempre più interessanti come prestazioni. Se era partiti dal CCD, ormai sono praticamente tutti CMOS. Diciamo che ci sono, anche lì si potrebbe parlare per ore, perché sì, adesso ci sono tanti formati e in effetti spesso bisogna anche trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Quindi forse adesso una grande rivoluzione del digitale in generale è quella che... tu hai più possibilità di scelta e devi essere bravo a scegliere cosa effettivamente fa per te, cioè per il tuo lavoro. Sì, perché il trucco è tutto quello, perché poi alla fine sì, c'è la macchina migliore, la macchina peggiore, ma rispetto a che cosa? È un po' come dire, io dico sempre rispetto a un'automobile, dici, voglio comprare un'automobile, quale mi compro? Ma tu vai in città a fare corse in pista, hai 18 bambini, quindi ti serve una station wagon, ti piace andare all'aria aperta perché abiti a Ibiza e c'è sempre il sole, cioè... Non si può dire qual è la migliore. La migliore è secondo quello che ci devi fare, quindi per le vale anche per... è esattamente identico, insomma, perché non c'è... Qui abbiamo raggruppato una serie di schemi che di fatto dimostrano dove stiamo andando, da dove siamo partiti, cioè la standard definition, guardate un pochino, a quello che fino a poco fa, diciamo, era lo standard di fatto, cioè l'alta definizione, o 2K per il cinema, questo è il valore televisivo, questo è il valore cinematografico, stesso discorso 4K Ultra HD, e adesso andando oltre, la prossima, diciamo,
frontiera è quella del cosiddetto 8K, di cui parleremo fra poco. Vale la pena ricordare che a livello storico in realtà l'SD è durato un sacco sì, di anni, sì. Perché di fatto è perché il sistema... Il vantaggio o lo svantaggio, dipende dal punto di vista del digitale, è che a differenza dell'analogico, quando si prende, diciamo, una piega, la curva si impenna molto più rapidamente, ecco, cioè siamo passati dall'alta definizione a 4K in pochissimo tempo e ormai si vede in lontananza l'8K, che è una cosa talmente impensabile fino a poco tempo fa che insomma, diciamo, anche se però vale la pena ricordare, non lo facciamo in questa sede, però diciamo un'altra sede sarebbe bello vedere gli esperimenti dell'alta definizione analogica dei primi anni 90, sì. Che comunque insomma c'è stato anche nella storia della TV ed è sempre interessante. Cioè, sappiate che i mondiali di calcio di Italia 90 sono stati ripresi in HD analogico, nessuno li ha visti mai, però sono stati ripresi così. Diciamo, io li vorrei vedere per curiosità, insomma. Vai. Sono finite? No. Veramente. No, ce ne dovrebbe essere ancora, non le hai scaricate, cioè non abbiamo... C'è qualcosa che non va? Comunque, vabbè, insomma, stranamente non ci troviamo delle foto... Beh, anche perché da 24 a 27 è un po' strano. 18, 21, vabbè. Vabbè, c'è qualcosa che manca, purtroppo. In ogni caso, diciamo che la domanda che ti volevo fare, insomma, un po' a conclusione di questo schema, prima di chiamare gli altri, dove cosa sta... Ecco, rispetto a questo schema, noi siamo adesso, possiamo considerare il 4K e l'Ultra HD, se vogliamo vedere, insomma, adesso cominciano delle trasmissioni anche televisive in Ultra HD. Cioè ci sono, ma non le possiamo ricevere ancora, diciamo. Stiamo per, in realtà tipo il bouquet TV Sat della Rai, come tu sai, ha un'implementazione che consente di ricevere anche i programmi in Ultra HD, anche se loro erroneamente insomma scrivono 4K Ultra HD. In realtà, appunto, come spiega questo schema, sono due formati leggermente diversi, cioè uno è cinematografico, uno, esatto, è televisivo, è tutto. Quindi, qua anche è la se 4K cosa. È più interessante nella realtà, insomma, la trasmissione televisiva è un Ultra HD. E cosa sta per succedere? Perché insomma il 4K è un sistema che ormai ha 10 anni, diciamo, no? Beh, forse 10 no, però il discorso è sempre il solito. Quando arriva il momento di un cambio generazionale, tutti si chiedono: ma chi me lo fa fare? Vale la pena? Non vale la pena? Quindi ci sono due partiti, quelli che vogliono cambiare, andare avanti, e quelli che dicono no, non vale la pena. Questo è successo anche solo nel passaggio dall'SD all'HD, per dire, no? Dopodiché, quando l'HD è diventato il formato standard, se voi andate a vedere un programma in SD, mi sembra strano, insomma. Adesso cioè, diciamo che almeno per quanto riguarda ho difficoltà vedere. A vedere, esatto, la televisione standard. Dopodiché è arrivato il 4K, chi vuole il 4K, a che serve? Però intanto chi gira film o cose del genere, intanto se ce l'ha l'originale in 4K ci può fare... Cioè è a prova di futuro, nel senso che già sta in un formato aggiornato. Certo. No, ma poi adesso esistono dei cinema che proiettano in 4K. Ci sono i cinema che proiettano in 4K, quindi... non ancora molti per la verità. No, pochi, però insomma ci sta muovendo. L'8K onestamente sembra anche forse oltre, però per dovere di cronaca, diciamo, qualcosa sta apparendo. Sta apparendo qualcosa di nuovo. Miracolo. Va bene. Ok, per esempio qui, sempre per parlare di Canon, questo è un prototipo che ancora non ha visto la luce, comunque... Che però tu hai avuto il piacere di vedere. Sì, questo l'ho visto anche all'Opera, effettivamente, già 2 anni fa, che praticamente è un corpo macchina, questi della serie OSC Cinema, e un'ottica un po' particolare, come vedete dal logo, ci tengono a far sapere che è 8K. 8K che... obiettivamente vederlo fa un certo effetto, non esistono che pochi monitor di questa risoluzione. Fino a poco tempo fa, per poter vedere cose in 8K toccava metterne 4 da 4K per comporre l'immagine, perché quando si scala di formato è sempre 4 volte quello precedente, no? Quello, certo, successivo, quindi... E effettivamente quelle cose che abbiamo visto proprio girate con questo sono più reali del reale. Cioè, secondo te dici, ma dov'è? Secondo te il futuro sarà
verso l'8K e verso l'aumento dei pixel, o si andrà verso, per esempio, si parla di HDR, verso altri sistemi? Secondo me sarà verso tutte le direzioni, per fortuna o purtroppo, secondo i punti di vista, perché la definizione è un parametro importante perché ti consente di apprezzare le cose nella loro naturalità, cioè più sono definite, più ti sembrano vere, no? C'è poco da fare, soprattutto in certi, so, vedendo certe superfici un po' particolari, no? Come può essere questa che se Ci avrebbe creato dei fosse. problemi con le Beh, telecamere. certamente sì, perché lo sai meglio di me che questo crea un problema. Però effettivamente la definizione non è tutto, perché adesso l'HDR, diciamo la recente scoperta, che poi ha scoperto l'acqua calda, che in sostanza diciamo che è uno spazio colore più ampio, ti consente di apprezzare più sfumature cromatiche, e anche la sfumatura cromatica significa realtà, cioè si avvicina alla visione dell'occhio umano. Quindi. C'è da dire che poi bisogna sempre ricordare che per poter fruire di tutte queste cose bisogna avere, insomma, dei sistemi No, vabbè, molto. adesso c'è tutta la catena Esatto. dall'inizio alla fine, ovviamente. Stiamo parlando per ipotesi future, però l'HDR già si può utilizzare nei televisori, nei riproduttori per Blu-ray Sì. compatibili e effettivamente fa vedere una certa naturalità, fa vedere un segnale pulito. È una bella cosa, indubbiamente. Al cinema stanno cominciando ad arrivare i cinema. Dolby Cinema, che è un Sì. marchio che ha fatto Dolby, in cui sostanzialmente hanno raggruppato, a mio avviso, hanno fatto l'uovo di Colombo perché hanno messo insieme il miglior sistema audio disponibile, che è il Dolby Atmos, che come forse sapete è quello che ha anche diffusori sul soffitto, può avere fino a 128 canali, quindi insomma lascia ampio spazio al sound designer di piazzare i suoni. Utilizza proiettori a laser 4K per il momento, che poi potrebbero diventare 8, e poi anche secondo me una cosa pure carina che fa capire quale dovrebbe essere lo scopo del cinema, prevede proprio istituzionalmente di avere un'architettura interna, un arredo, una fruizione proprio anche visiva del cinematografo, come si diceva una volta, che porta a pensare al cinematografo, cioè quindi luci soffuse, insomma è studiato proprio in una maniera, adesso in Europa il primo l'hanno aperto a Parigi recentemente, È una vera speriamo che venga filosofia. qualcosa in Italia, perché come al solito noi arriviamo per ultimi, però effettivamente ecco, per l'esperienza cinema questo penso che sia una possibile soluzione finale. Dopodiché su questo discorso è difficile fare previsioni perché ci possono essere tante invenzioni, tante scoperte, tante cose che potrebbero cambiare la natura, però secondo me è la natura umana ambire al meglio, Quindi al più, sicuramente poi, al più insomma, veloce, al più certamente. bello, al più alto, al più tutto, e quindi difficilmente il progresso tecnico si Sarà. arresterà, che sia per la risoluzione, per i sensori, cioè in tutti i campi si cercherà sempre di fare di più finché raggiungeremo e supereremo probabilmente il limite dell'occhio e dell'orecchio. A quel Sicuramente. punto, L'orecchio ci siamo arrivati sì, praticamente. a quel punto, che succederà? Beh, a quel punto torneremo a concentrarci Sulle sui storie, contenuti, sui diciamo, contenuti. avremo Vabbè, ma questi meno. non è che sono scusi nemmeno No, oggi, assolutamente, però diciamo che adesso puoi Vado. permetterti di divertirti anche con faccende estetiche. Lo facevi, magari in pellicola ti veniva meno divertirti con faccende Sì, estetiche, sì. no? Ecco, e qui insomma, io vedo questa macchina di qua, non vedo l'ora di averla, di vedere, di fare delle prove, poi magari anche di raccontare un film, Però penso che per naturalmente, no? comprarti un monitor devi vendere casa prima, Ma forse. forse nemmeno, però pur di avere, cioè io avrei piacere insomma a provarla. No, In ogni sicuramente caso. a qualche anno costeranno meno, con tutte le tecnologie poi. Ah no, ma Sì, certo, sì, certo. infatti, no, no, ma sicuramente. In ogni caso, insomma, Vabbè. io secondo me, ecco, dopo questa introduzione un po' su quello che accadrà, direi che sarebbe interessante vedere cosa invece sul fronte Canon sta succedendo, perché insomma in questo momento Canon c'ha un bel po' di cose nuove di Cioè, cui. non a caso l'abbiamo Non a scelto caso, non a come caso nostro è qui con partner. noi, qualcosa l'avete vista, la potete vedere anche qui. E mi farebbe piacere a questo punto chiamare Stefano Tura, che saluterei con un applauso. Prego. Che
ci ha portato, vuoi sederti al mio posto per vedere meglio il monitor? No, bene, ok, poi, che ci ha portato un po' di cose, ci racconta un po' di faccende, è acceso? È tutto pronto, è pronto, vai. E che ci racconta, beh, insomma Stefano, a te la parola. Sì. Ah, perché è spento? Ti chiedo di inserire la presentazione che c'era. Buonasera a tutti anche da parte mia intanto e grazie per l'invito da parte di Mario e Stefano per poter fare una piccola presentazione. Si è parlato di evoluzione, per cui lo scopo nostro era raccontarvi qualcosa che sia utile senza voler troppo parlare di prodotti. Allarghiamo un attimo. Dobbiamo andare in modalità presentazione, se non si vede niente. Per dire che cosa? Che Canon ha avuto un'evoluzione tecnologica, ha avuto un'evoluzione anche nel disegno... Guarda, devi presentazione. Francesco, riproduci presentazione. Grazie. Ok, questa è un po' l'evoluzione che ha avuto il nome del brand, l'evoluzione del disegno del marchio. Insomma, l'evoluzione c'è ovviamente da tutti i punti di vista. Mi ricollegavo a quello che hanno detto loro appunto in termini di evoluzione. E andando alla prossima slide, un'altra cosa che Canon ha cambiato è la modalità in cui si vuole raccontare nel mercato. Quindi il nostro nuovo claim, il nostro nuovo payoff che si chiama Live for the Story, è proprio legato al come si è evoluto anche il mondo degli utenti della parte video. Oggi abbiamo fatto una ricerca, diciamo che nessuno compra più una macchina fotografica per scattare fotografie e basta, o per fare video e basta. La tendenza è proprio che, salvo gli specialisti, i professionisti che magari fanno proprio di mestiere fotografo, per i diversi fasci di target che abbiamo analizzato, in realtà esistono il 3%, il 4%, l'8% di persone che fanno soltanto fotografie. Tutti quanti oggi, ed è proprio il fatto di raccontare storie, lo fanno attraverso foto e attraverso video. Quello che ovviamente è molto bello è il fatto che noi vogliamo oggi essere, e vediamo anche la prossima slide, essere coloro che vi aiutano ad essere story ready, come li chiamiamo noi. Non importa in che fascia di mercato ci troviamo, in che tipo di lavoro e settore operiamo, fare un film, fare un videoclip, fare un documentario, fare un cortometraggio è estremamente complicato. Cioè la parte artistica, la parte produttiva, la parte di capacità necessarie per poter portare a casa un lavoro di qualità, l'avete poi visto, che al di là del mezzo di ripresa, luci, ma senza passare delle luci parliamo di quello che tutti i temi che voi affrontate, dalla preproduzione alla sceneggiatura, alla gestione di tutto quello che c'è, chiamiamolo di lavoro di back office all'interno di un film, è estremamente complicato. Il nostro obiettivo è quello di essere in grado di darvi degli strumenti che rendano questa vita semplice. Quindi, senza parlare di prodotti, andiamo avanti nelle slide. Francesco. Questa è un po' un'evoluzione. Ha citato prima Stefano la 5D Mark II, è stata sicuramente nel 2008 una macchina che ha fatto proprio da spartiacque, ha rivoluzionato il mercato. Cioè, prima per poter fare un'immagine con quel tipo di feeling, con quel tipo di look, di immagine, era necessario andare sulle macchine cinematografiche. È arrivata nel 2008 Canon con una reflex che permetteva, con le ottiche fotografiche, con un sensore di largo formato, di andare a effettivamente creare un punto di non ritorno nel linguaggio. E quello ha realmente rivoluzionato il linguaggio cinematografico del videoclip. Del videoclip, sì, sicuramente. È diventato, ed è penso ancora adesso, La 5D, diciamo, per noi è la reflex con la R maiuscola, ed è un prodotto che oggi effettivamente ancora rimane al centro di tante produzioni, tante attività, si è evoluta, è arrivata al 4K. Vi abbiamo messo come ultima evoluzione C200, ci vogliamo concentrare un attimo su questo prodotto e possiamo andare avanti. Vai. Alla prossima slide. Questo è il nostro range CinemaEOS oggi, abbiamo C200 che è l'ultima arrivata, andiamo pure avanti alla slide successiva. E più che parlarvi del prodotto, volevo dire cos'è che è cambiato. C'è stata un'evoluzione tecnologica, c'è la risoluzione, sicuramente un tema. Il 4K oggi è di fatto uno standard. Io un po' che lavoro in questo campo, c'è stato il periodo in cui si passava dall'SD all'HD, troppi dati, non si possono gestire, dal nastro al digitale, ma le schede non sono affidabili, dal Full HD si è arrivato adesso iniziare a parlare del 4K, ma tanto non lo usa nessuno. Questo accadeva 2 anni fa, in realtà il 4K oggi sulle macchine che hanno il 4K lo usano tutti. È normale, diceva prima Stefano, l'evoluzione tecnologica ha un andamento parabolico, cioè siamo arrivati a un punto tale per cui ovviamente un'iperbole, cioè c'è una crescita continua della tecnologia e soprattutto si è andata avanti tanti anni con l'SD, ma oggi l'evoluzione tecnologica è estremamente rapida. Ed è normale perché computer, mezzi di storage, tutta l'evoluzione, la banda, un'altra grandissima rivoluzione, come cambierà sempre di più il nostro futuro, con la connettività sempre più rapida nella modalità in cui potremo trasferire le informazioni.
Però ci fermiamo un attimo a quello che c'è adesso. Cos'è rilevante oggi? Noi abbiamo messo tre punti che sono interessanti per noi. Il 4K, bene, perfetto. C200 è una macchina che costa oggi sul mercato circa 7.000 euro all'utente finale. Se la voglio comprare, è una macchina comunque da professionisti, non è una macchina anche da amatori. Ci sono appassionati che comprano e investono questi soldi, però è comunque una macchina professionale. Ha il 4K, ma due cose su cui noi volevamo sottolineare un po' maggiormente la sua importanza. Uno, il RAW. È una camera che integra la registrazione RAW. Quindi se il 4K va bene, è importante, chiedeva prima Mario qual è l'evoluzione. Il RAW vuol dire che a parità di risoluzione mi porta a casa un segnale, un file, che io posso andare a trattare molto in maniera più completa in post-produzione. Poi parleremo un attimo, io cercherò di essere breve per lasciare spazio a chi l'ha fatto e chi ci lavora con questo tipo di macchine. Vuol dire che io una cosa che avevo 6 mesi fa soltanto su macchine molto più costose o con mezzi di registrazione interni complessi, oggi ce l'ho su una macchina che io prendo, accendo e registro direttamente il RAW in camera. L'altra cosa interessante è il discorso di avere l'HDR. Si parla di un'altra tendenza tecnologica di oggi, questo discorso dell'HDR, quindi non più soltanto la risoluzione. E il mondo consumer corre sempre più veloce del mondo professionale, nel senso che annuncia i televisori 4K prima che ci sia il 4K pronto come produzione, annuncia la televisione HDR prima che l'HDR sia un tema realmente caldo nel mondo delle produzioni professionali. Ma oggi il tema è questo, RAW, HDR. È un altro aspetto importante che noi vogliamo sottolineare, perché questa è una nostra unicità e parla sempre di come si evolve la tecnologia per aiutare a produrre contenuti, è il Dual Pixel CMOS Autofocus. Cosa significa il RAW? L'abbiamo detto brevemente, poi lo vedremo. Vuol dire che in pratica io posso andare a regolare il punto di bianco, andarmi a correggere l'immagine, sfruttare al meglio la gamma dinamica, poter avere un segnale di qualità altissima laddove è necessario, non è obbligatorio. Questa macchina integra anche un codec di registrazione 4208-bit. Per chi conosce un po' i formati di registrazione, tipicamente è il formato che sui forum si legge, che schifezza, questo coso qui, non ci potrò mai fare niente, chissà che problemi, quanto bending, quanta perdita di qualità. In realtà noi abbiamo fatto proprio di recente un test, due pugili su un ring, un set cinematografico tipico, basse luci, illuminazione molto cinematografica, macchina del fumo, tutto ciò che mette in crisi un codec in fase di registrazione. La crisi non c'è stata, in realtà il formato funziona, ovviamente si ottimizzano le tecnologie, si ottimizzano i processori che permettono di registrare queste informazioni, cioè il codec di per sé magari era meno performante qualche anno fa. Certo, su macchine ovviamente che non avevano questa... Che sono cambiate. Certo. Ovviamente c'è il RAW, se ho bisogno di qualcosa di più, di qualità più alta, perfetto, la macchina oggi in camera su una scheda a un gigabit al secondo di bitrate, quindi ce ne vogliono di hard disk, ce ne vogliono di informazioni, non è una cosa... E qua ci ricolleghiamo a tutto il discorso, cioè la catena della produzione va pianificata il trasferimento dei dati, va pianificato le copie che devo farmi degli hard disk, va pianificato i tempi che ci vogliono, va pianificato quante persone ci sono sul set. Questa è una camera che in realtà può lavorare, e qua mi collego al terzo punto che è il Dual Pixel Autofocus, praticamente da solo. Se andiamo avanti con le slide... Vai Francesco. Questa è una slide che fa vedere che cosa succede con una macchina che ha il Dual Pixel Autofocus, che si sposta e fa un panning, muovendosi con un sistema autofocus che sotto è una macchina che non citiamo, ma è una concorrente, con un classico sistema autofocus a contrasto, e questa è la nostra macchina, quella è una Reflex. C200 ha lo stesso tipo di tecnologia. Vuol dire che cosa? Che l'autofocus, che fino a poco tempo fa era una bestemmia per chi lavorava nel mondo video, perché trovavi un'ottica che andava a pompare per cercare di trovare il punto di messa a fuoco, è un sistema nuovo che io posso cambiare, focheggiare sulla mia camera toccando un punto dello schermo. Posso andare a regolare la velocità con cui la camera si sposta nel punto di messa a fuoco e posso anche andare a vedere il fatto che col 4K, e qua ci colleghiamo ad altre cose legate all'evoluzione, la messa a fuoco diventa molto più critica. Cioè il 4K richiede, per essere sfruttato appieno, una messa a fuoco che sia perfetta. Vado avanti, se andiamo con la prossima slide, e a quella dopo ancora, questo sono solo altri esperimenti, andiamo pure avanti di un'altra slide ancora, se vuoi procedere. Vabbè, questa è una frase di un regista australiano che ha girato uno spot per Jaguar, quindi spot pubblicitario, è un target comunque alto, vuol dire costi di produzione importanti. C200 è la macchina che lavora in condizioni estreme, e andiamo avanti qua se vogliamo, così vediamo il filmato che cosa succede, con la migliore qualità. È una macchina che è stata portata su un drone, quindi è molto leggera e compatta, può essere portata su un drone. Ha prodotto uno spot per Jaguar, che ovviamente è un brand che ci tiene alla propria qualità, uno spot che 6 anni fa, avrebbe richiesto come scelta univoca una camera di fascia altissima, cinematografica, una Arri, una Red. Oggi ne abbiamo un RAW in camera, in 4K, su una camera che effettivamente è molto più accessibile.
E ci sono scene girate anche con un 600 mm da lontano. La messa a fuoco 4K la fa la macchina da sola, che al col tracking segue il soggetto e tiene la messa a fuoco perfettamente, anche con una lunghezza focale molto molto estrema, zoomando molto sul soggetto. È inusuale in una produzione, diciamo, di questo livello, pensare a una, Però anche nell'intervista che appunto il regista rilascia, è proprio una questione di mentalità, cioè girare. Ovvio, il cinema si gira con le ottiche manuali di altissima qualità, non si discute questa cosa, ma oggi la possibilità di girare con un'ottica che abbia anche un autofocus che funziona veramente molto bene. Beh, comunque è una potenzialità notevole. Sono le evoluzioni tecnologiche, quindi parliamo di risoluzione, parliamo di modelli, ma oggi per noi portare la tecnologia che permette alle persone di raccontare le proprie storie sono proprio queste tre cose, HDR, RAW e dual pixel, una cosa un'esclusiva di Canon nel mondo del video. Quindi questo è un po' quello su cui dovremmo puntare. Questo è quello che volevamo un po' raccontare. Bene. Possiamo procedere alla slide successiva, ma andiamo ancora oltre, perché questo è un po' il backstage che trovate eventualmente su internet. Okay. Andiamo pure avanti. Raccontandomi una cosa, C200 sarà protagonista di un concorso che Canon fa, che si chiama La Grande Occasione. Noi abbiamo lì Ivan D'Antonio, che tra poco arriverà, che qua nella foto, ma lo volevamo utilizzare per promuovere questa cosa. Cos'è Grande Occasione? È un concorso che Canon ha già organizzato in due edizioni, che adesso tornerà, che si rivolge ai videomaker. Vi chiediamo di raccontarci una sinossi di un vostro progetto e dopodiché mettiamo a disposizione una C200 per una settimana per poter girare il vostro cortometraggio, il vostro videoclip, il vostro contenuto. E andremo a rilasciare tutte le informazioni più precise all'inizio di dicembre. Ed è un concorso che, insomma, di fatto ha visto Ivan in questo caso partecipare con un tentativo con la C100, era quel tempo, se non sbaglio, la prima edizione del 2013, me lo ricordo io, bravo. E ha aver vinto questo concorso con un cortometraggio, per l'appunto, bellissimo, e iniziare a collaborare con noi in maniera sempre più stretta, perché ovviamente, e questo lo ripeto e poi concludo il mio intervento, questi sono strumenti. Buonasera a tutti. Sangue, Ivan D'Antonio, videomaker, filmmaker, vincitore della prima edizione La Grande Occasione Canon. Per lui è stata veramente una grande occasione, perché hai avuto poi modo di fare, insomma, tante cose particolari, mi hai raccontato spot per la televisione, insomma, no? È stato, insomma, veramente un punto di partenza importante questo di questo contest. Sì, infatti io ero completamente autodidatta, dalla mattina alla sera a 30 anni ho deciso di cambiare mestiere. E poi, ecco, è arrivato, ho visto su internet questo contest, sì. Avevo un'idea per un corto, mi sono buttato, mi sono iscritto e poi ho passato la prima selezione, che era semplicemente la selezione dei soggetti. Poi mi hanno dato questa macchina e con amici, zii, abbiamo realizzato questo corto che alla fine è andato chiamato bene. La buona occasione, sì. E quindi da lì, insomma, è stata la spinta per buttarmi definitivamente in questo campo. In poco tempo poi ho fatto altre cose, il lavoro, insomma, si è moltiplicato. E adesso, insomma, hai anche un progetto importante che stai per realizzare, che ti vedrà poi anche trasferirti, insomma, per un certo periodo fuori, vero? Sì. Bene, oltre, insomma, a collaborare stabilmente con Canon, perché, insomma, sei sempre presente, questo ci fa piacere, perché poi diciamo pure che, insomma, quel premio lì c'era anche tutto digitale, sì, quella volta lì, sì. Per cui è stato un piacere, insomma averti accompagnato in tutto questo tempo. Cosa ci hai portato per... Allora, ho portato un piccolo showreel, così vediamo un po' gli ultimi lavori degli ultimi anni. Sì? E vediamo se riusciamo a spegnere... Vai, ci abbiamo ancora qualche minuto, ce la possiamo fare, perché purtroppo dobbiamo lasciare la sala agli eventi successivi, dai. Thank you.
Ecco, vedo anche qui si vede un po' di foto di backstage, sono tutti film che hai realizzato utilizzando macchine da presa Canon. In alcune solo le lenti, c'erano due video con Red. Quindi comunque insomma hai usato anche, però mi dicevi prima che hai definitivamente abbandonato. Sì, ho abbandonato, sono tornato a casa, a Canon, perché con la C200, ecco qui sul gimbal, ho ritrovato il piacere di lavorare senza tornare a casa con la schiena rotta. Che non è una cosa da poco, vale la pena dire. Con una qualità che è paragonabile comunque alla Red che avevo, quindi... Poi ecco i filtri ND interni, l'autofocus, per esempio adesso possiamo vedere un trailer di questo videoclip che uscirà fra qualche settimana, con una ballerina del Bolshoi e il compositore Luca D'Alberto, che è attivo a Roma ma lavora con un'etichetta di Berlino, la K7. Vai, e lì, Francesco. Vai. Quasi tutto autofocus, proprio per sperimentare questa nuova tecnologia. Quanto dura? 30 secondi. Grazie. Quanto ti è stato, quanto è stato importante girare con la C200 un prodotto del genere? Sì, la ballerina doveva partire, aveva solamente un giorno e mezzo, quindi, perché si riaprivano le sessioni a San Pietroburgo, quindi doveva ripartire, e quindi con una macchina del genere abbiamo girato veramente senza intoppi, velocemente. Tu hai usato l'autofocus per poter... Sì. Perché proprio ecco sul gimbal, a parte vedi con questa macchina il gimbal lo puoi portare a mano libera senza bisogno di accrocchi eccetera, quindi sembri meno un cyborg e più una persona. E poi ecco dicevo con gli ND interni la macchina è ancora più leggera perché non devi montare matte box con i filtri quadrati grandi, quindi ho ritrovato un po' la gioia del riprendere perché veramente è come, io vengo dalla pittura, scusa le spalle, vengo dalla pittura e quindi per me ecco, era il pennello il mio mezzo e così la macchina la sento veramente più vicina a me, più un rapporto che si crea con il medium che mi rappresenta di più rispetto ecco, alla macchina troppo grande, con troppi accessori, troppo pesante, che la vuoi mettere ecco, in un angolo, devi spostare tutta una serie di... Specialmente per come lavori tu, che comunque lavori in maniera leggera, sempre un po' one man band. Esatto, io lavoro una piccola troupe dai 3 ai 7, dipende da... Quindi in questo caso diciamo una macchina come la C200 fa la differenza rispetto chiaramente a macchine più... più pesanti. Esatto. Hai avuto modo di fare qualche test? Esatto, sì, ho portato lo stesso trailer con qualche immagine prima e dopo la color per far vedere proprio quanto si può intervenire. Scavare, vediamo, commentalo pure. Sì, ecco qui è il Canon Log 3, che vedete è piattissimo. Poi ecco, con una piccola lavorazione si tirano fuori tanti colori bellissimi. Io adoro i blu del nuovo sensore Canon, veramente... Sono i blu più belli che ho trovato fino adesso. Poi ci sta un'altra scena dove ecco, si vede il cielo, che normalmente sarebbe completamente bruciato, e invece si riesce a recuperare anche fino a questo livello. Che comunque questa è una condizione di luce. Sì. Sì. Sì, curve, maschere. Sì. Qui si recupera parecchio. Poi ecco, beh, molto interessante comunque in generale, perché quella è una condizione di luce estremamente critica. Sì, perché tu sei già all'interno con un vetro, una luce del sole fuori. Fortissima, e questo in altre condizioni sarebbe stato pressoché impossibile. Sì, esatto. Avresti avuto tutto bruciato, oppure dovevi usare appunto dovevi mettere i filtri sui vetri. Sì, esatto, quelli graduati. Quindi, invece è molto interessante l'esperimento che hai fatto, cioè il confronto che hai fatto, che ci fa vedere quanto la macchina riesce a reggere. Questo significa, l'abbiamo detto, e un po' collegandomi a quello che dici tu Stefano, alla fine poi le storie sono dipendono ecco, dall'idea, dalla creazione, e quello è un tuo problema, è un problema degli autori. Nella realtà le macchine devono permetterci di avere
di riuscire agevolmente a raccontarle nella realtà. Poi deve essere dire, un alleato la macchina. Esatto, quando quindi dimentichi che stai usando della tecnologia, allora la tecnologia funziona. Esatto, questo è giusto, perché un po' adesso una corsa al numero, a chi fa più risoluzione, che fa più cose. Nella realtà invece, ecco, questo che tu hai detto lo trovo una frase perfetta, perché poi alla fine è proprio quello che serve, cioè la macchina è un mezzo e deve, quando tu non hai più il peso del esatto. mezzo, che non il peso fisico ma il peso proprio del, riesci a fare delle cose come queste perfette, e devo dire che poi alla fine non deve neanche interessare al pubblico come, esatto. Fermo restando ovviamente in situazioni come queste sì, sì. O di noi appassionati, però nella realtà poi il pubblico deve godere di un effetto, deve esatto. poter vedere un cielo blu, deve poter vedere e poter leggere delle cose sì. che è lì tu che aiutano proprio a raccontare la storia, quello per che te significa poter comunicare di esatto, più in sostanza. Sì. È come il pianoforte, se prendi un pianoforte con 10 tasti riesci a fare un tot soltanto di cose, se ce n'hai 88 ovviamente l'espressione molto più ampia. E questo, quindi detto da te, ha un suo valore perché tu sei anche musicista. Sì. Quindi, vedi, non sono cose dette a caso. Io, Ivan, sai che ho sempre piacere averti sì, piacere ospite mio. Perché non è la prima volta che ci parliamo, però siamo veramente in conclusione perché dobbiamo cedere lo spazio alla Roma Lazio Film Commission per un evento di altrettanto valore. Chiudiamo quindi qui la terza giornata di Cinecampus Atelier, ma domani alle 10 riprendiamo con 3 incontri, posso dire, veramente straordinari. Grazie Ivan, grazie a tutti e grazie a tutto il digitale. Buon proseguimento, a domani.